Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. O cos'è? O cosa sto vedendo? Coridan è impazzito, un'altra volta tornato su Arma 3. Perché vi voglio presentare una mod, ma più che altro, più che una mod, una mappa di gioco veramente spettacolare. Ragazzi, l'avrete già visto da come sono vestite e tutto, siamo nel Viet Phu Tu Nam. Guardate, spettacolare, a parte l'ambiente che ora vi farò vedere un pochino nel video. Ovviamente non c'è nessuno, non ci sono bot perché questa è una mappa per giocare Deathmatch. E poi alla fine faremo le considerazioni. Però guardate là, il vestiario del soldato è proprio da Marine dell'epoca. Bellissimo. Poi ovviamente con noi abbiamo il nostro fidato M16, l'arma più merdosa della storia, perché vi ricordo che al tempo i Vietcong dall'altra parte avevano già la K47, il Kalashnikov. Comunque, siamo nel Vietnam, guardate anche la cura per l'ambiente, ci hanno messo, vabbè, le palme. Questi sono tutti oggetti tirati fuori da una mod, perché se vi ricordate per Arma 2 c'era Vietnam Munsung, mi pare, no? Si chiamasse come mod. E qui al momento, e questo è un porting diretto, hanno rimodellato ovviamente per le skin 3D, per i modelli 3D di Arma 3. Questa è Hamburger Hill. Qualcuno si ricorda il film di Hamburger Hill o anche la storia di Hamburger Hill quando nel Vietnam le truppe americane, distaccamento dei Ranger, non mi ricordo chi c'era all'epoca, provarono in un casino in migliaia a fare la salita per prendere questa collina che era un punto nevralgico, insomma, per la tattica per reggere la zona, una delle battaglie più sanguinose del Vietnam. E mentre immaginatevi, gli americani salivano come stavo facendo io, guardate, buche di mortaio e tutto, quassù in cima c'erano i Vietcong dall'alto che gli sparavano. Quindi fu veramente una carneficina e guardate che spettacolo quando arrivo in cima. Ora magari, aspetta, basso l'arma. Ovviamente mezzi distrutti. Ah, nella mappa hanno inserito il classico elicottero del Vietnam. Quello, insomma, visto in tanti film, in tanti documentari e quant'altro. Hanno inserito i mezzi dell'epoca. Hanno inserito le motovedette dei Vietcong. Cioè, veramente tutte. Guardate che spettacolo. Si arriva in cima. E c'è ovviamente la base sopra Hamburger Hill, che è un punto che dovremo conquistare, no? Un punto che dovremo tenere. Immaginatevi voi lo spettacolo. Due squadre di giocatori che si confrontano, magari due team, perché questa è una mappa, ripeto, non per fare le pinne e niente, è una mappa per fare deathmatch puro. Immaginatevi, ci dividiamo in due squadre, una squadra di Marine che devono salire e dall'altra parte, quassù, una squadra di Vietcong che li buttano. No, ora magari se non becco i sassi, una squadra di Vietcong che li vanno ad abbattere. La mappa, ragazzi, è immensa. Non vorrei dire, però io penso, poi ci sta che sbagli, che sia a livelli di Altis, perché guardate, io sono qui, sono su Hamburger Hill. Ah, tra l'altro la ricostruzione storica della mappa reale del Vietnam l'hanno fatta con Google Maps, con Google Earth, scusate. Quindi, cioè, guardate che spettacolo, c'è Hamburger Hill, tutti i posti, ci sono vari poi paesi, vari paeselli da girare, ci sono piccole cittadine, ci sono ovviamente anche laghi, fiumi e quant'altro. Non mi ricordo dov'è la base di partenza degli americani, perché vabbè, ognuno c'ha la sua base di partenza. Ah, poi vedete tutto quanto il corso fluviale. Guardate là, qui c'è una radio station. Guardate qua che figata tutto il corso, perché si volesse spostare anche via fiume, no? Immaginatevi tutti gli elicotteri americani che arrivano su Arma 3 col motore di Arma 3, sbarcano le truppe e siamo pronti a fare la guerra. Ma vi volevo mostrare un'altra parte della mappa. Ora vi faccio vedere. Allora, questo è un avamposto da conquistare, cioè qui le basi, il bello di questa mappa che non sono, ci sono i punti di spawn ovviamente impostati dagli admin del server, però non sono postazioni Vietcong o dei Marine americani, questi ovviamente sono tutti posti da conquistare e sarebbe bello un sistema che non c'è, ovviamente, che ripeto non è una mod, è una mappa deathmatch, un sistema di bandierine per la conquista, però secondo me alla fin fine, a parte spenderci un'oretta di script, non ne vale nemmeno la pena. Perché, cioè, se la conquisti anche senza scrivere niente. Guardate che spettacolo. Immaginatevi anche qui un gruppo di Marine che devono difendere dall'attacco, o un gruppo di Vietcong che devono difendere dall'attacco degli americani. E poi un'altra cosa veramente bella è stata data, secondo me, vabbè, l'inventario, ovviamente, all'arma 3, i caricatori, la divisa, l'elmetto, il binocolo, l'M16 A1. Mentre di là hanno gli AK-47 più altre armi. E poi il bello è che è stata data molta cura anche all'ambiente. Ripeto, è stato fatto veramente con delle foto da satellite per riprendere il più fedelmente possibile. E la cura anche per l'ambiente. Guardate là, la vegetazione. Sì,
Tanti sono alberi di Arma 3, ragazzi, non è che potevano rifare veramente la vegetazione del Vietnam, però l'idea la dà veramente bene, perché guardate, c'è boscaglia, giungla piena. Mamma mia, che spettacolo. Mamma mia, ragazzi, che spettacolo. Io già me lo immagino, le battaglie, colpi di mortai, noi stesi qui per terra con il capitano. Fuoco, eccomi! Ah, vabbè, spara anche a raffica, la mia... Spara anche a raffica, c'è anche la raffica a 3 colpi. E arma poi, al solito, come motore, come simulatore di guerra e tutto. È perfetto, insomma, per giochi del genere. Andiamo a vedere qualcos'altro. Guardate che spettacolo. Questa volta sono un fottutissimo Viet Cong. Anche qui hanno rifatto le divise e tutto quanto. Questo che cazzo è? Ah, alleati, alleati. Questi sono alleati, sono Viet Cong. Vabbè, ovviamente NPC che ho fatto spawnare. Ma lo spettacolo, guardate là. Hanno portato le casette di fango e merda. Quelle del capobastone, del grande capobastone. Le hanno portate da... Da Arma 2, le hanno trasportate. Quindi ci sono anche i villaggi. Come vi dicevo prima, guardate che spettacolo, ragazzi. Io poi mi ci faccio film, perché lo sapete, mi piace. Avendo scritto anche un romanzo, mi piace immaginarmi tutte queste scenette. Un gruppo di americani che arrivano con gli elicotteri per conquistare questo villaggio. E i bastardissimi, la spada è finta, il machete non lo posso usare. I bastardissimi Viet Cong, che tra l'altro che arma ho? È la K-47, ve l'ho detto. Erano molto più meglio armati i comunisti. Guardate qua giù. Oh, a raffica. Cioè, immaginatevi un gruppo di marine che arriva qua giù, guardano la zona sembra sicura, ammazzano i primi, boh, e poi arriva l'attacco. Cioè, è fatto, ragazzi, veramente bene. Una mod sul Vietnam per Arma 3 effettivamente ci mancava, eh. Effettivamente ci mancava, potrebbero, secondo me, qualche matto che la prende e la sviluppa un po', potrebbe metterci un po' di contenuto in più, tipo, perché no, la persistenza, con le bandiere, zone da conquistare, guerra infinita che non finisce mai, e perché no, anche mangiare e bere, dobbiamo anche mangiare e bere, senza RP, senza cazzate, vabbè, RP, dare gli ordini alle truppe, cose del genere, però, veramente, spettacolo. Vediamo se riesco a farvi vedere la barchetta in un fiume. E qui siamo a bordo della barchetta, della motovedetta, come vi dicevo, piccolina, insomma, un po' come quella di Apocalypse Now. Possiamo stare, qui ovviamente c'è il posto per portare le truppe, qua dietro, date la bellina. Poi c'è il mitragliere davanti, cazzo, è veramente Apocalypse Now. Io sono qui dietro, col culo un po' fuori in acqua. Poi mi posso spostare, vediamo un po'. Ah no, devo prima scendere, scusate. Devo scendere, posso andare al posto del guidatore e ovviamente la muovo. Facciamo vederla anche da fuori. Date che spettacolo, immaginatevi veramente le truppe pronte a sbarcare. Non lo so se ne porta 4, 5 più il mitragliere, qualcosa del genere. Ma date che spettacolo, potremmo quasi fare Apocalypse Now. E poi c'è il... al posto del gunner. Quindi ora sono al posto del mitragliere. E posso dare gli ordini al tizio, vedete? Right, fast. Vai, gira a destra. Virata a destra. Virata. Right, fast. Ancora, destra, destra, Stop. Ferma, fermo, 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 questo mi fa andare contro la riva. Come cazzo guida il bot? Ovviamente non c'è la fisica di Battlefield o di Crysis, laddove si possono andare a battere anche gli alberi. Questo gli manca un po' ad Arma 3. Comunque, ragazzi, che dire, veramente, c'è anche... C'è anche la motovedetta, quindi uno spettacolo assurdo. E questa è una Radio Tower. Eccola qua, anche questo è un altro punto da conquistare, con la possibilità di portare l'elicottero. Ragazzi, che dire, questa è la mappa. Ribadisco, non è una mod, la mappa Vietnam. Trovate 2 link in descrizione. Il primo è per scaricare... Diciamo tra virgolette la mod, quello che fa funzionare, lo script, quello che fa funzionare un po' tutto, che si chiama Vietnam su Armaholic. Primo link in descrizione. Corridan, come si installa? C'è scritto passo per passo, basta che leggete. L'ho installata io e la installano tutti. Secondo, andate nello Steam Workshop del gioco, quindi libreria, Arma 3, sul frame centrale, Steam Workshop, e cercate la mappa Nam, che è questa che sto giocando. Ragazzi, io vi giuro, il primo con un po' di testa, perché lo sapete, scappo. Il primo con un po' di testa che crea un server con questa mappa puramente PvP deathmatch, quindi niente RP, come fai a fare RP della guerra del Vietnam?
puramente deathmatch, divisi in due squadre, quindi con gli spawn Marine contro Vietcong per la conquista della mappa, io sono il primo a venirci a giocare, ve lo dico subito. Però, server a parte, provatela anche con i vostri amici per fare, che ne so, anche un bel deathmatch stile Vietcong, no? Vi ritrovate con i vostri amici a Fanalan, scaricatela, è un po' di roba, in tutto saranno tipo un 3 giga fra lo script e tutto, perché c'è veramente da divertirsi. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto e è stato utile, lasciate un pollice in su, che lo sapete, oltre a farmi un piacere, un regalo immenso, date anche una mano al canale, e al solito, fatevela prendere bene, dal Vietnam, dal Viet fottuto Nam e tutto. Ciao!